Fiorenzo, oggi ci dedichiamo ai molluschi bivalvi. Proprio, ma chi sotto il mio? Ma chi sotto il tuo? Perché i molluschi bivalvi, gli sto bivalvi, no, io. I molluschi abbiamo detto ci sono i gasteropodi, i cefalopodi e i bivalvi. Oggi tocca ai bivalvi. I bivalvi ce ne sono tanti, le cozze vongole come li vediamo oggi, ma ci sono le canestrelle, ci sono le capesante, i fasolari, eccetera. Però diciamo quelle più, siccome noi, come sapete, facciamo esclusivamente o quantomeno soprattutto piatti tradizionali, più tradizionali della nostra di questi, zona, questi nostra zona. Sono autoctone, no? Esatto. Poi altri hanno anche altri problemi, i fasolari sono duri, insomma, è vero che sono belli, però insomma, questo sicuramente è, e in più è proprio l'espressione tipica del nostro mare. Oggi che ricetta facciamo? Io ero indeciso se fare le cozze o le vongole. Perché non so cos'è più buono, se è nato prima l'uovo o la gallina, hai capito? Possiamo fare un sugo di cozze e un sugo di vongole. Bravo, vedi? Bianche. Te mi risolvi tutti i problemi. Siamo a posto, e no? Così faremo, anche perché la preparazione è molto simile, se non uguale. Quindi noi le faremo in parallelo. Qui vedete due padelle, in una faremo le cozze, in una faremo le vongole. E poi andiamo avanti separatamente fino alla fine. Adesso naturalmente bisogna aprirle, e adesso, no? Però prima per togliere il mollusco dalle valve, no? Dice anche durdo, sì. Fa ben per le ossa, no? Però un po' duro. È un po' duro a masticare. Allora conviene aprire prima. Sì, vuole le vongole? Sì. Allora, le vongole, ecco qua. Allora. Vuoi qualche questo gambo di... Questo ce lo lasciamo, qualche gambo di prezzemolo. Ti do anche le cozze. Anche le cozze. Okay. E anche qui mettiamo qualche gambo di prezzemolo. Poi ci mettiamo l'olio. Un po' d'olio. Qui non molto, perché il grosso lo mettiamo dopo. Qui basta così. L'aglio. Io lo metto così, pulito e tagliato a grossi pezzi. Però dopo è anche una questione di gusti. Chi piace più, chi piace meno. Se uno gli piace meno, magari lo mette vestito. Se uno gli piace molto lo metti tritato, questo è un po', però l'aglio ci va, eh. Prezzemolo no. Come volete, però l'aglio ci va. Pepe, ce lo mettiamo pepe. un po' di pepe. Oh, il sale normalmente in questi due piatti non ci va, perché noi, come vedremo poi, questi frutti di mare sono pieni della loro acqua che hanno preso dal mare, acqua che ovviamente è salata. Per cui normalmente la loro salinità è sufficiente a dare il sapore al condimento. Magari mettiamo del sale, roviniamo il piatto. Ecco, però io di solito, siccome dopo l'acqua a volte ce n'ha di più, ce n'ha di meno, io di solito quando è la fine della cottura gli do un'assaggiata, così male che vada, un po' di sale si fa sempre in tempo aggiungerlo. Un po' uno squizzetto di vino, lo vuoi? Certo. Un squizzetto di vino, un pochettino qui. Allora ci possiamo accendere a anche... A questo punto possiamo dare il via ai fuochi. Ai fuochi. Pacassoni, avanti coi carri. Avanti coi carri. Ok. Allora, accendiamo anche la cappa, qui si apre, mettiamo una cosa intermedia. Devo dire, questa cappa è la prima volta che la uso in cucina. Funziona molto bene, infatti credo che si veda anche da alcune riprese, proprio si vede il fumo che viene risucchiato all'interno, quindi è una buona idea questa. Qui, se vogliamo, qui già vedi, se vogliamo aprirle anche prima, magari un coperchietto, no? Col suo vapore. Però adesso qui anche per esigenze televisive, sì, infatti facciamo vedere. È bello far vedere che si aprono. Qui l'ideale sarebbe, mano a mano che si aprono, toglierle, perché se le lasci lì, quelle che sono già aperte, si sono aperte subito,
poi alla fine si tendono a risecchire, si asciugano e perdono. Però in genere non c'è molta differenza tra l'apertura della prima e dell'ultima, quindi è un lavoro che ci si può anche risparmiare. Vedrai che qui si apre subito. Fra due minuti sono pronte. Oh, poi c'è un altro trucco. Allora, questi sono animali vivi, entrambi. Quindi, quando vengono pescati, chiaramente loro chiudono le valve e rimangono lì, chiusi, in attesa di tempi migliori. Loro non sanno che fine faranno, però sperano di ritornare in mare. Da noi fanno una brutta fine. E quindi si mantengono vive con la loro acqua che c'è all'interno. Se per caso passa troppo tempo, oppure subiscono degli sbalzi termici, eccetera, e muoiono, allora chiaramente l'animale è morto, per cui tende a rilasciare i muscoli e per cui si aprono. A questo punto bisogna stare molto attenti, perché se questo decesso è avvenuto da poco, va bene. Ma se è molto, che sono morte, allora a questo punto cominciano a puttare. Quindi, una pratica, quelle che non si aprono da sole non andrebbero forzate, perché se non si aprono vuol dire che sono morte. Non è sinonimo di freschezza. Non è sinonimo di freschezza. Però adesso un esperto riesce a distinguerle, però in generale le cozze, le vongole chiuse si buttano via. Quelle già aperte prima di metterle dentro si buttano via. Ripeto, questa è la regola per chi, però andando un po' a approfondire, anche una vongola, se tu la apri, no, chiusa, l'annusi, la sa, si sente. Si sente molto, sì, no, il diciamo sapore. Come linea generale, però, come informazione. Sì, devono essere chiuse perché è sinonimo di freschezza e sono vive, diciamo, no? Questo già si stanno aprendo. Queste sono quasi pronte, ecco, qua vedo che la maggior parte sono aperte. Sì, perché queste appena aperte non hanno bisogno di altro, stanno lì solo per aprirsi, non è che devono cuocersi. Queste potresti anche quasi spegnere. Si potrebbe anche spegnere. Queste qua invece ancora sta la vongola un po' più... Sì. E anche giustamente questa acqua che dicevamo prima è fondamentale tenerla da parte per poi per la riuscita del sugo. Il sapore è tutto lì, dopo glielo ridiamo il sapore. Per questo che di solito possiamo fare a meno del sale, perché l'acqua adesso gliela togliamo, perché questi sono animali che filtrano, per cui specialmente nelle vongole ci può essere della sabbia, sì. Non lo puoi rimettere dentro così. Bisogna filtrarla, farla decantare, la sabbia che è più pesante cade sul fondo e poi si rimette dentro scartando il fondo. Allora, queste sono pronte, adesso l'ultima operazione che c'è da fare è bisogna farle raffreddare un attimo. Naturale, perché... Poi sgusciarle e tenere separati i muscoli e la loro acqua. Per questo ci vorrà qualche minuto, per cui allora, ci vediamo tra pochi minuti. Allora, vediamo un po' se... A me mi sembra di vedere qui il coperchio trasparente. Bolle. Allora, possiamo calare la pasta, no? Possiamo, come dicono in campagna, calare. Sì, calare. Non si è buttato giù. No, calare. E buttare via niente. No. Ok. Allora, se me dai... Allora, il Lillo, ma Lillo, lì... Lillo chi è? Lillo è quella... Credeva anche Lillo. Ah, è l'accessorio per girare spaghetti. Lillo. Ecco. Allora adesso questa pasta quanto c'ha? Questo 15 minuti. Perché sono spaghettoni, per cui c'è una cottura un po' lunga. E adesso possiamo preparare le salse. Sì. Abbiamo tolto i molluschi dalle valve. Perfetto. Guarda che roba. La loro acqua, guarda che bella preparazione. Un capolavoro. E quindi possiamo cominciare a fare la vera preparazione. Dimmi cosa vuoi, Franzo, l'olio? Allora, io andrei in parallelo, possiamo fare sia le cozze che le vongole contemporaneamente. La ricetta è uguale, quindi mettiamo l'olio. Olio. Sia di qua che di là. Di là. Ok. Ok. L'olio. Poi, l'aglio. L'aglio. Aglio di qua e di là, poi prezzemolo, prezzemolino,
che giustamente va dappertutto. Va dappertutto, qualche vagamachì. No. Ecco qua, prezzemolo. E poi accendiamo il fuoco. Il fuoco. Accendiamo il calore, l'induzione. Già i spaghetti li abbiamo buttati. Spaghetti giustamente. Li ho mescolati già un paio di volte. Perché giustamente la salsa va poco, invece gli spaghetti hanno 14 minuti. Li dobbiamo togliere un paio di minuti in meno di cottura, perché poi la padelleremo, la pasta, e quindi padellandola ci aggiungeremo il liquido delle molluschi e quindi la cottura va avanti. Allora, adesso qui tutti e due stanno, l'aglio è arrivato al punto giusto. Cosa vuoi, l'acqua adesso? Le due acque. Le due acque. Allora, le cozze. Le cozze sono queste, qui. Questo, quello più grosso, così. Questo è il cocktail di cozze. Perfetto. L'acqua di cozze. E qui noi ne mettiamo un po' alla volta, perché dopo, chiaramente, quello lascerò lì con la cozza, così lo riconosciamo. Sì. E questa è di vongole. E questa sono le vongole. E anche questo ne mettiamo solo un po'. Ok, ecco. Adesso loro intanto vanno avanti, la pasta sta andando avanti. Dicevo, io ho sentito un profumo forte di queste vongole. Quindi, uno, è la zona di pesca, due, è la stagione, perché le cozze, per esempio, sono buone d'estate, sì, no? Luglio-agosto. Le vongole stanno il mese con l'aereo, tutte queste stupidaggini in queste, sì, è vero, non è vero? Anche le vongole, diciamo, i mesi estivi sono buone. In più noi ci abbiamo, praticamente, nella nostra zona c'è molta sabbia. Allora la vongola attecchisce molto bene ed è anche molto buona, capito? Ecco perché le vongoline nostre sono molto ricercate. Molto saporite. Che diversamente dalle veraci, che poi sono le filippine, ecco, è un bel Mainbalen. Sì, sono grosse, però quanto alla fine il sapore, niente. Non c'è niente. Invece queste sono piccole, però in compenso hanno un grosso sapore. E poi la cozza. La cozza è, una volta si pescava a mano, no? Beh, adesso anche per motivi sanitari, no, adesso non, giustamente non te la fanno più non pescare. Non ce la fa più pescare, quindi e ci sono dei vivai. I vivai. Qui da noi, davanti da noi, qui a 1.800.000 ci sono un bel vivaio dove vengono, diciamo, nei filari vengono messe e in più crescono bene. All'estate, come dicevi, si mette giù la cozzettina piccolina, piccola, in questi cordoni, in una calza. Poi una calza lunga, sì. E poi dopo, quando si maturano, si tirano su e si raccolgono. Sì, perché poi la cozza, lo saprai, no? È un filtrante. Certo. Praticamente è quello che vedi il mare se è pulito o non è pulito. Lo vedi da lì. Certo. Non a caso quegli episodi di colera a Napoli erano dovuti alle cozze, perché le cozze filtra e trattiene il batterio. Sì. E anche le cozze, però ci sono diversi tipi. Per esempio, sono famose quelle d'Ancona, no? Che li chiamano i moscioli loro, no? E li allevano, anzi, i veri moscioli sono in acqua non inquinata, acqua pulitissima, nella zona di Porto Novo, e sono selvaggi, sì, loro non sono allevati. Sono selvaggi, infatti anche la cozza si vede quando è praticamente più selvaggia, perché anche ha un altro colore, è un po' più sul rossiccio, invece di essere bianca, hai capito? Ho capito. E loro le prendono anche nel trave, dicono che sotto è 20 metri sotto, e come dicevi tu, diventano grosse, hanno addirittura attaccate gli ostrichini, perché è una cosa che è rimasta lì parecchio tempo. È rimasta lì, capito? Ma dice che anche da noi qualcuno vanno negli allevamenti con i palombari. Che vanno sotto e raccolgono come fondo le migliori, le più grosse. Questo non lo so. La cattolica diceva che lo facevano, ma da noi comunque c'hanno le calze, le tirano su. Sì, qui non arriva. E poi il regno della cozza è la Puglia, Taranto. Taranto, lì, mar piccolo, mar grande, lì gli allevamenti si vede da lontano, sono tutta una boa. La famosa impepata di cozze. Impepata di cozze viene da lì. Okay. Lorenzo, andiamo a assaggiare la pasta, perché e questo deve essere al dente. Sì, perché dopo la devi ripassare un po' nella salsa, no? Finisce di cuocere. Io direi che. La togliamo, dai. Sì. Meglio più troppo indietro che troppo avanti. Ok, puoi spegnere, giustamente.
Allora, ecco qua. Allora, lo lasciamo lì. Allora, cosa facciamo adesso? Adesso io direi, possiamo cominciare a padellarli. Sì. Se vediamo che c'è bisogno, aggiungiamo altra acqua. Come no? Perché l'acqua non c'è bisogno di usarla tutta. Poi si può tenere anche per altre preparazioni. Per esempio, si mette in un bicchiere, quei bicchieri di plastica, si congela tranquillamente, si mantiene benissimo. Io lo faccio. La prossima volta che fai un sugo qualsiasi, o anche lo stesso sugo, le vongole, le cozze, lo riutilizzi. Qui se ne mettiamo troppa, dopo il sugo rimane troppo liquido, quindi va messa nella giusta quantità. Ok. Ok. Vogliamo dare una macinatina di pepe di sì, qua e di là? Sì, sì. Allì, allì, allì. Ok. Allora, io a questo punto metterei dentro anche i muscoli, perché tanto ormai... Sì. Allora, queste dicevamo queste erano le cozze. Le cozze, ok. E queste invece con le vongole. Se ti serve l'acqua ce l'abbiamo, Fiorenzo, qua. Guarda, sì, che vedi già la pasta l'ha assorbita. Guarda, questo già te le tolgo, tanto ormai lo sappiamo che queste sono... Sì. Per le cozze, queste per le vongole, queste per le cozze. Perfetto. Allora, quelle sono le vongole. Un po' d'acqua qui ancora. E questa qui è l'acqua delle cozze. Ok. Allora. Aspettiamo che la salsa tiri. Sì. Guarda, io penso che una volta che ha assorbito questo sugo qui, direi che siamo a posto. Perché mancava poco per la cottura. Io assaggerei anche per vedere se tante volte ci volesse un po' di sale, però normalmente non ci va. Allora, sentiamo il sughetto. Già saporito, già sa... molto sapido, già anche troppo, ma però non il troppo non sale. È mai troppo, perché è tutta roba sua. Già, io rivado col pepe perché si sposa molto bene qui, anche quello saporitissimo, saporitissimo, okay. Ma nel senso che va bene, bello intenso. Oh, guarda, è ora, sì, guarda ora. Che bella cremina che c'è, si tira bene. Là abbiamo fatto, sì, ho visto, va. Lì va bene. Qui gli dai una giratina, dai una giratinina e siamo a posto. E possiamo procedere a impiattare. Allì. Allora, spegniamo tutto, guarda. Sì. Qui con i molluschi bivalvi in Veneto ci fanno la peociata, la chiamano. Cioè, queste qui le chiamano peoci. E allora loro mettono le vongole, le cozze, i cannelli, i baci, come li chiamano loro, oppure i datteri di mare, che non sono i datteri quelli di buona memoria. Le noci le chiamano in Puglia. Sì, le noci. Non le chiama... tutto quello che uno ha, le calestrelle, tutti i molluschi bivalvi che ha a disposizione. Fanno così un sughetto col aglio prezzemolo e ci mettono un po' di pomodoro. Una cottura velocissima, viene una roba favolosa. E quindi, siccome non c'è un certo rapporto tra le Marche e il Veneto, anche da noi in qualche posto si usa fare anche la peociata. Secondo me è fantastico, guarda che roba. Guarda che roba. Questo le butti via perché... Ma no, no, perché capito, non ci stavano, allora... Ma no, via non si butta niente. Ecco, guarda che roba. Ecco qua, che roba bella. Allora, quei piattini che va di moda adesso, con una foglina di rosmarino, un pezzettino di gamberino, che sembra che... La fame nel mondo, sì. non è che ti invita a mangiare. Sì, guarda che roba. Queste cozze che vengono qua, queste vongole, guarda la cremina che c'hanno, come sono tutte avvolte. Basta, fino a perché mi saliva da bocca. Allora, concludiamo qui. Sì. Signore e signori, noi vi ringraziamo, arrivederci.